abbiamo la città di Tropea, oggi non post praticamente, quindi lo riassumo, io da sindaco, ritenendo di esprimere quindi quello che è il sentimento comune provato dai miei concittadini, stiamo cercando di dare supporto, aiuto in tutti i modi alla comunità ucraina, che è molto presente e integrata nel nostro contesto sociale. Comunità alla quale dobbiamo molto, in quanto si è spesa, come i nostri concittadini, nel processo di crescita della nostra città. Posso anche dire che se non avessimo questa risorsa, tante realtà ne soffrirebbero, dalle famiglie alle attività commerciali. Quindi siamo molto grati, e quindi rispettiamo e siamo solidali col popolo ucraino per questa tragedia che sta vivendo, e noi abbiamo pensato doverosamente di essere conseguenziale, quindi di esprimere la nostra amicizia e rispetto attraverso, in questo momento terribile. Quindi per quanto riguarda il comune, cercheremo, e anzi più che cercheremo, sosterremo le famiglie e di tropeani e di ucraini che andranno ad accogliere profughi provenienti, che scappano quindi da quel teatro di guerra. Quindi lo faremo con dando loro dei buoni alimentari piuttosto che buoni per l'acquisto di vestiti. A tal fine abbiamo chiesto mi sono interfacciato sia con il senatore Mangialavori che con l'onorevole Nesci per prospettargli la possibilità che Roma, quindi il governo, il Parlamento, autorizzi i comuni a spendere i fondi Covid residui in aiuti umanitari verso i profughi ucraini. In ogni caso, al di là di quelle che saranno le determinazioni del governo, sicuramente con i fondi nostri, i fondi comunali che destiniamo alla solidarietà, faremo la nostra parte. E poi ovviamente il minimo sindacale era quello di autorizzare e consentire alla comunità ucraina di svolgere attività di, insomma, raccolta, aiuti, medici piuttosto che alimentari, piuttosto che abiti, quindi cosa che sta avvenendo in centro città da stamane. Quindi siamo vicini al popolo ucraino e gridiamo a squarciagola forza ucraina, sperando che a breve questa situazione si vada a risolvere.